Ciao a tutti, ecco a voi la grande novità del 2022 Casio Privia, il PIX S7000, uno strumento unico nel suo genere, non solo perché va a reinventare il concetto di piano digitale, ma anche per le grandi novità che esso introduce, soprattutto per quanto riguarda il design, che si sposa perfettamente con gli ambienti e stili di vita contemporanei. Io sono Valentino Favotto e oggi vi condurrò in un piccolo viaggio alla scoperta del PIX S7000. Il nuovo PX parla da sé. Come potete notare, la sua forma richiama le caratteristiche di un tradizionale modello cabinet, integrando pedaliera, stand, leggio al corpo centrale. Ma la sua novità sta nel design completamente nuovo ed originale, compatto e leggero, dalle linee minimaliste, riprendendo i principi slim, stylish and smart propri della linea Privia. Inoltre la pedaliera è stata completamente ridisegnata e resa più simile a quella del pianoforte a coda. Il corpo centrale presenta linee decise, come gli altri modelli Privia, interfaccia touch, una rotella a sfioro e pitch band con LED colorati. Il nuovo PIX S7000 è disponibile non solo nei tradizionali colori bianco e nero, ma anche nella nuova e accattivante finitura Harmonious Mustard che potete vedere qui. Una novità nel mondo dei piani digitali che va a sposarsi perfettamente con i nuovi e particolari colori dell'interior design. I pianisti più esigenti si troveranno a proprio agio sul PIX S7000, poiché la tastiera è stata implementata con il nuovo sistema Smart Hybrid Hammer Action. Ogni tasto è composto da un corpo centrale in plastica e inserti laterali in legno di abete. Ha una propria pesatura e la dinamica è a controllo digitale per rendere l'esperienza del tocco più vicina a quella del pianoforte acustico. Se gli ultimi tre pezzi che ho suonato hanno acceso delle lampadine nella vostra memoria storico-musicale, è perché Casio ha voluto regalarvi con il PX S7000 più di 40 suoni tra pianoforti acustici ed elettrici ispirati ad altrettante canzoni di successo della discografia degli ultimi 60 anni. Inoltre in questo strumento ritrovate i suoni di pianoforte derivati dalla serie Grand Hybrid, tra cui il Berlin Grand Piano sviluppato in collaborazione con la casa Bechstein. Ad arricchire il parco sonoro del PIX S7000 troviamo più di 400 suoni, tra cui archi, ottoni, chitarre, batterie e così via, compatibili con il sistema General Standard MIDI. Vi ricordo che il PIX S7000, come tanti altri strumenti Casio, può essere connesso all'app gratuita Casio Music Space, dove potete accedere a tutte le molteplici funzioni di editing interne dello strumento. Quindi abbiamo visto come il PIX S7000 sia uno strumento dal design innovativo e con un bel po' di suoni dentro per suonare le vostre hit preferite. Ma perché non cantarle allora? Grazie all'ingresso microfonico a jack con preamplificatore analogico, potete collegare il vostro microfono al PIX S7000 e scegliere tra 25 diversi effetti vocali. Ho collegato il mio microfono e adesso ne sentiamo alcuni. Long delay. Questo è Upper Octave. Era il modulator. Il suono più bello del mondo non può essere veramente apprezzato se l'altoparlante su cui viene riprodotto non è all'altezza. Per questo motivo il PIX S7000 presenta un sistema audio con ben 4 altoparlanti, il tutto gestito da un processore di segnale che ottimizza l'amplificazione dello strumento in base al suo posizionamento nella stanza.
In questo modo, ovunque tu voglia suonare il tuo strumento, avrai sempre e comunque a disposizione la miglior qualità di suono possibile. Altre particolarità che presenta il PX S7000 sono la possibilità di registrare internamente quello che si suona in formato wave e salvarlo nella vostra chiavetta USB, l'arpeggiatore interno, la doppia porta per le cuffie a jack grande e piccolo, ingresso per pedale di espressione oppure switch, alla vostra sinistra tre pulsanti a cui potete assegnare diverse funzioni. Ah, dimenticavo! Come tanti altri modelli Privia, il PX S7000 funziona anche a batterie e così potete portarlo ovunque voi vogliate. Avete capito che avete a che fare con uno strumento unico nel suo genere, per il suo design innovativo, per la qualità di risposta al tocco della tastiera, per i timbri interni e per l'amplificazione. Per scoprire tutto ciò, vi invito a provare lo strumento presso il vostro negozio di strumenti musicali di fiducia. Io vi saluto e se avete trovato utile il video, vi ricordo di iscrivervi alla pagina Casio Music Italia. Ciao!